E rieccoci cari amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, con lei abbiamo affrontato tantissimi argomenti, tra cui molto nello specifico l'alimentazione, abbiamo parlato anche dello stress. Ma io vorrei parlare con lei di oggi invece di un argomento che secondo me è di un'importanza fondamentale, e cioè la crescita personale. Cosa si intende per crescita personale? Allora, quando entriamo nell'ambito della psicologia, a volte troviamo terminologie estremamente difficili, si seguono correnti che usano concetti complicati. Allora, per essere semplici, per crescita personale intendiamo la migliore gestione possibile della nostra personalità, cioè delle nostre qualità, e sicuramente direi assieme a questo anche imparare a gestire le emozioni che sono quelle che normalmente condizionano poi le nostre decisioni, quindi la paura, la rabbia, la depressione. Queste emozioni vanno riconosciute, vanno diciamo gestite. Per crescita personale, intendendo come gestione delle nostre qualità, noi potremmo immaginare che la nostra personalità sia come un mazzo di carte. E quando hai in mano tante carte, io penso, non so se tu giochi spesso a carte, ma conosci il gioco e devi sapere quali carte giocare. Ci sono delle carte che hanno tanti punti, carte che hanno meno punti, ma anche quelle che di per sé valgono poco possono essere molto utili se giocate nel modo migliore. Così è la nostra personalità. Noi dobbiamo avere il coraggio di guardare noi stessi, guardare i nostri pregi, guardare i nostri difetti. I nostri difetti è molto facile, perché sono quelli che ci fanno notare normalmente gli altri, e quindi certo, è facilissimo. Ma a volte non conosciamo i nostri pregi e le nostre qualità artistiche, perché non le abbiamo mai provate, non le abbiamo mai sperimentate, e questo può essere un grave difetto, e dobbiamo infatti sperimentare. E una volta che noi abbiamo compreso quali sono i nostri pregi, i nostri difetti, e li abbiamo così di fronte a noi, li guardiamo, è come se conoscessimo bene questo gioco della vita e potessimo utilizzare queste carte nella maniera migliore. Quindi ottimizzandone i pregi e cercando di limitare i difetti o giocarli laddove i difetti possono non essere negativi, perché facciamo l'esempio, l'orgoglio può essere estremamente negativo nel rapporto interpersonale quando magari non c'è comunicazione, ma può essere una grossa forza di spinta quando dobbiamo arrivare ad un risultato, per esempio a un diploma, una laurea, o dobbiamo finire un qualche cosa che richiede un grande sforzo. A volte usiamo l'orgoglio, e quello è un modo importante. Un'altra caratteristica fondamentale della crescita personale, oltre a conoscere le proprie qualità, i difetti, saperli giocare bene, è quello di avere costanza in qualsiasi cosa noi facciamo. Non c'è nulla di peggio dello dispendio, dello spreco dei talenti, come spesso vediamo. Quando sappiamo di avere un talento e decidiamo di fare un qualche cosa, dobbiamo arrivare comunque alla fine. È estremamente importante arrivare ai risultati e portare a termine i nostri progetti. Assolutamente. Sicuramente in questo gioco è molto importante di conoscersi. La gestione delle emozioni è forse la parte più difficile, perché quando noi agiamo in base alla paura, alla rabbia o alla depressione, ovviamente le nostre decisioni saranno sempre quelle sbagliate. Ma qui ci aiuta la meditazione, lo yoga, ci aiutano le tecniche antiche che calmano la mente, trasformano questo mare in burrasche della mente in un mare quieto, calmo, dove attraverso queste acque limpide noi possiamo guardare in profondità, percepire le nostre emozioni e capire come possiamo realmente gestirle. Certo, bisogna anche conoscersi molto bene in maniera oggettiva. Bisogna conoscersi molto bene in maniera oggettiva, e poi soprattutto pensare di gestire le emozioni proprio utilizzando queste tecniche di meditazione per calmare la mente e liberarla da tutto ciò che è deviante, che sono proprio i nostri stati d'animo di agitazione. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli, e a casa vi ricordo che se voleste rivedere una puntata basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio, l'argomento o la patologia a cui siete interessati. Vi auguriamo un buon proseguimento di visione.